Ed eccoci qui, tra pochissimo vedremo un grandissimo ospite, lui è un grande maestro del teatro, vi presentiamo e diamo il buongiorno a Mattina 9 a Gigi Savoia, buongiorno, ben trovato. Lei stasera esordisce al Teatro Totò con sì. I casi sono due, in scena fino a domenica 18 novembre. Con lei parleremo di teatro, sì. Parleremo di cinema, parleremo di televisione, parleremo di una grande carriera che lei, insomma, tutti questi anni ha regalato al nostro pubblico. Bene, io sono contento. Potremmo parlare anche di Piennolo, di Gragnano, di, del Napoli magari. Del Napoli, se vuole parlare del Napoli. Napoli, possiamo... ragazzi, Napoli fa parte della mia storia anche professionale. Io ho fatto anche l'accompagnatore. Il Napoli, io mi riferisco alla squadra di calcio. Io ho fatto l'accompagnatore, io ho fatto l'accompagnatore degli allievi, dirigente e accompagnatore degli allievi con Angelo Sormani. Forse lei, tu, non eri ancora nato? Probabilmente. Probabilmente. Quindi figurati. Il che mi dà ragione oggi. Io però, sono legatissimo al Napoli. A Napoli è, insomma, tifosissimo, legatissimo. Maestro, allora cominciamo da questo. Io mi chiamo Gigi. Vabbè, Gigi. Se me lo dice lei, io la chiamo no, Gigi. No, io mi chiamo Gigi. Maestro proprio è una cosa che, insomma... Va bene, Gigi. Noi cominciamo da questo spettacolo teatrale, è una farsa teatrale del 1941 sì. Che, diciamo, ha fatto un po' la storia del teatro partenopeo sì. E che ricorda il nostro Peppino De Filippo. Certo. I casi sono due, tutti i personaggi. Ecco, stiamo vedendo anche in questo momento la locandina, ma c'è un personaggio in particolare che il nostro pubblico ricorda con grande affetto, che è il personaggio di Pappagone. Certo. Ne vogliamo un po' parlare? Sì, ne parliamo nel senso che non è niente casuale, cioè Armando Curcio nasce il 25 maggio del 1900, cioè praticamente 24 ore dopo Edoardo. Edoardo De Filippo nacque il 24 maggio dello sì. stesso anno. Quindi voglio dire, la contaminazione epocale, culturale, lo stile teatrale di quell'epoca era un po' la stessa, cioè l'influenza di Curcio era passava sicuramente per la grande storia anche dei De Filippo. E a questo proposito, avendo sempre come riferimento, non dimentichiamo il grande capostipite che è Scarpetta, nasce dalla penna di Curcio una maschera, una specie di maschera di questo cuoco sgrammaticato. Che poi usò molto comicamente. Peppino ha reso celebre, esatto, anche Peppino diventò celebre. Infatti Gaetano Pappagone si chiamava Gaetano perché Gaetano Esposito è il nome di questo cuoco scritto da Curcio. Gigi, peraltro tu sei anche regista all'interno di questo spettacolo, sì, ti chiederei se... Non è la prima volta però, no, anche qui la regia degli spettacoli, no, nel senso che... Sei... una cinquantina di sì, regista. Scusate. Se hai applicato delle... Così, delle trasformazioni, delle modifiche, degli ammodernamenti rispetto a qualcosa che comunque riguarda la nostra... Guarda, in realtà il grande stupore è questo, che la scrittura di Curcio è una scrittura comicamente valida nonostante sia stato scritto nel 41. Non c'è bisogno di essere forzata con delle volgarità o degli eccessi. Naturalmente cambia forse un po' lo stile della proposta. Sei un po' più moderno nel ritmo, nella recitazione. Nel significante. Esatto. Che deve, però lasciare gli schemi, i ritmi, esatto, di Curcio è l'unica cosa da fare con questo tipo di testi. Una grande carriera, quella di Gigi Savoia. Molto lunga, abbiamo detto nel presentarla che c'è la cinema, la televisione, il teatro. Noi abbiamo delle immagini fotografiche che tra poco chiameremo e vedremo, esatto. In cui c'è la presenza un di... Un percorsino, sì. È un percorso, sì. Ma tanti personaggi, sì. E noi vorremmo poi sapere cosa singolarmente questo i personaggi hanno regalato. Sì. Magari anche privatamente, no? Sì, privatamente anche. A Gigi Savoia. Io direi, se la regia è d'accordo, di cominciare con la prima immagine fotografica che vediamo in questo momento. Ecco, e qui non abbiamo bisogno di presentazioni perché c'è il grande Edoardo De Filippo. E quindi chiedo... Io sono il primo a sinistra con quel baffetto birbante, col fiore. E... Raccontacelo cosa, un po'. Cosa ha imparato quella... baffetto birbante da Edoardo. Sono state le fondamenta del mio mestiere, nel senso che
Da lui ho soprattutto imparato l'etica, il rispetto, la sacralità. La sacralità teatro, del teatro, sacralità del fare teatro. Teatro. Che spesso lui paragonava ad una chiesa, nel senso che anche quelle piccole cose che si fanno in chiesa, come togliersi il cappello, lui le pretendeva anche in teatro. Quindi bon ton al 100%. Al 100%, grandissimo rigore, regole fisse da rispettare che non si fanno più, non ci sono più, non esistono più. Mi manca un pochino quel rigore, però intanto quello è stato, lì sono le... Ho cominciato a ramificare, sono state le fondamenta. Fondamentali, perché poi il teatro è una macchina perfetta, deve funzionare in maniera proprio. Quindi una persona che mi è rimasta scientifica. Nel cuore. È importante per un giovane incrociare le strade con una leggenda, certo, di tal guisa. Certo. E io penso che lei. Poi lui era stato, insomma, attraversato anche da qualche mio antenato, per cui a volte le cose. Questo è stato casuale. Però intanto lui che aveva fatto. Una mia prozia aveva lavorato con il papà, con Edoardo Scarpetta. Un mio prononno fu il Pulcinella che sostituì Petito il giorno in cui è morto. Quindi voglio dire, c'era stato un po' di... Però io inaspettatamente mi sono trovato nel suo percorso. E noi oggi attraverso lei, quindi anche tutti i giovani, gli attori che recitano con lei, in realtà sì, è come se respirassero un po' le impronte del maestro Edoardo. Perché lei è la testimonianza vivente, sì, l'esperienza di un, sì, teatro che ancora oggi fa la storia non solo qua a Napoli, non solo in Italia, ma nel mondo. Certo. Cioè, una storia, ma appunto, che la è scritta nella letteratura. Sì. La tradizione andrebbe sicuramente recuperata, quella che magari non è più in memoria, i giovani non conoscono. Non la conoscono proprio. E invece questo è gravissimo, perché il recupero di questa nostra memoria sarebbe fondamentale, sarebbe molto interessante. Gigi, se sei d'accordo, proseguiamo con l'intervista fotografica, perché abbiamo un'immagine che dovete più voi si avvicina ai giorni nostri. Eccola. Raccontaci un po' anche, grandissimo, anche un po' il rapporto personale. Regalaci qualche momento anche di vita privata. Allora, con lui, anche questo casualmente, io incontro per caso durante una regia di Edoardo De Filippi, incontro Giancarlo Sepe a Roma, il quale viene a vedere lo spettacolo e mi vuole assolutamente in questo festival shakespeariano di Verona, dove lui rappresentò la bisbetica domata, mi voleva nel ruolo del servo comico, uh-huh, di Petruccio, e Petruccio in quell'occasione fu interpretata da Carlo. Da quel momento in poi è nato un rapporto professionale di grande rispetto, perché eravamo due napoletani, c'era anche Patrizio Rispo in quella edizione, e da lì è nata, poi non abbiamo mai più lavorato assieme, però c'è stato sempre un piacevole scambio di visite quando ci trovavamo nelle altre città, soprattutto a Milano. Lui amava sempre andare al Principessa Clotilde, e quando io lo andavo a trovare mi diceva: domani che ti vuoi mangiare? Io dicevo: vabbè Carlo, non fa niente. No. Intanto questo... I miei Carlo Giuffrè, perché lo stiamo dando per scontato, Carlo, non l'abbiamo ancora nominato, però la foto ricordo. Carlo Giuffrè, che tra l'altro un grande abbraccio alla famiglia, perché è scomparso pochi giorni fa, quindi è veramente un grande abbraccio alla famiglia, e resta un altro ricordo indelebile, certo, per la storia del, certo, teatro, certo, per la nostra cultura. Per la nostra andiamo cultura avanti, perché abbiamo un altro capostipite del, eccolo qua, Gigi Proietti, della nostra cultura, del nostro teatro. Con lui lavorate in Casa di Frontiera, Gigi Proietti, effettivamente un attore poliedrico, certo, perché lui è attore, comico, sì, doppiatore, ma cinema, canta, teatro, canta, suona, personale con il varietà, anche, certo, scene di varietà, un grandissimo. Ama i dialetti, è innamoratissimo del napoletano e dei napoletani, quindi Gigi. E ricorda anche lui un po' nel suo modo di recitare, anche un po' in alcuni periodi della sua vita, delle maschere, sì, se vogliamo, certo, lui costruisce, certo, delle maschere. Lui anche lui non prescinde le sue interpretazioni dalla grande formazione della maschera, della commedia dell'arte. Lui, io ricordo quando imitava Vittorio Gasman in diretta, era fantastico. No, vabbè, ma Gigi è qualche cosa. Che cosa si è imparato da Gigi Proietti? Cosa si non si può imparare. No. O qual è la sinergia che viene fuori da Gigi Savoia e Proietti? Da lui si impara con grande rigore, perché diciamo lui è un grande maestro.
Accademia d'Arte Drammatica, quindi sì, attore a tutto tondo. Disciplinato. Però grande animale da palcoscenico. Sì, allora, da lui si apprende l'essere animale in palcoscenico. Soffrire se dopo un minuto e mezzo non senti una reazione del perché pubblico. In quel caso con lui è importante lavorare con il pubblico, certo, quindi il pubblico riesce a percepire dalla lui sta male, se non sente il pubblico reagire sta male, allora è capace di inventarsi la qualunque per poter far reagire il pubblico. A proposito di fenomeni, ne abbiamo forse il fenomeno italiano, abbiamo ancora una foto, eccolo qua, eccolo Giannini qua. Che... con Giancarlo Giannini, che vogliamo dire qua? Vogliamo dire soprattutto che siamo con lui, ha lavorato al cinema Interno Secco. Sì, allora è successa una cosa anche qua casuale che però poi mi ha arricchito soprattutto dal punto di vista umano. Lui che non è napoletano però ama molto la nostra città. Cioè, ma lui è stato qua, sì. Lui si è diplomato a Napoli, è vissuto più di 20 anni a Napoli. Napoletano d'adozione. È napoletano d'adozione. È casuale perché lui faceva la prima regia sua di questo Terno Secco, quindi l'agente cinematografico allora era lo stesso mio e suo. Si fece una sorta di provini per trovare un attore con le stesse misure, con la stessa fisionomia, che facesse il suo doppio, perché lui guardava in macchina, e così tutto Terno Secco io facevo le sue scene e lui si rendeva conto se andava bene fatta, e poi naturalmente la filmava lui. Allora io gli feci sia da coach per il napoletano che da controfigura. Sei stato bravissimo come coach, perché hai preso anche dei rimproveri, perché questi sono personaggi che insomma ho preso anche dei rimproveri finti. Ho imparato anche da lui, innanzitutto io ho cominciato a doppiare solo questi sono maniacali, no? Se sbagli qualcosa sbagli un respiro. Tra l'altro loro tengono molto alla tensione sul set. Qualche mattina che io naturalmente ero a fianco a lui per tutta la giornata, anche di notte, perché lui poi torna a casa e dovevamo studiare il giorno dopo. Lui mi diceva: adesso faccio l'incazzata. E dice: che dobbiamo fare? Non ti preoccupare. Andavamo sul set, la troupe stava un po' così e lui cominciava a rimproverarmi: porca puttana, porca me, dovete lavorare per bene. Poi c'è tutto finito. Perché? Serviva quella incazzatura tra virgolette per mantenere tutta la tensione. Da quel momento in poi la troupe non fiatava più, per non far rilassare mai. C'è qualcosa, hai avuto l'onore di conoscere Giancarlo Giannini, di intervistarlo, sì, e ho avuto l'onore di conoscere anche lei. C'è una cosa che vi accomuna nel rapporto insomma con l'attore, sì, e che è quello di fare in modo che ogni attore creda nella battuta che dice. Certo. Creda profondamente, certo, proprio come se la vivesse in quel momento. Questo è un insegnamento che ho appreso sia da Giancarlo Giannini nell'intervista, ma anche da lei. Quindi questo è un elemento che vi accomuna davvero. Ma è una realtà. Anche questa incazzatura di cui lei in realtà parla, certo, forse un po' le appartiene per insegnare. Certo. Sempre come scopo positivo, ovviamente intendo. Certo, però la cosa però più bella poi che mi resta di Giancarlo è che al di là del mestiere, noi siamo amici. Cioè noi siamo amici, ci sentiamo anche una volta ogni 2 anni, ma è come se ci fossimo sentiti il giorno prima. Beh, quando si condivide la scena il rapporto resta un po' indelebile. Certo. Abbiamo ancora un'immagine che ti ritrae con un'icona partenopea nel mondo, eccolo qua, Bud Spencer, purtroppo andato via meno di un anno fa, no, se non sbaglio. Peccato. In questo caso vediamo un'immagine, un frame della serie I delitti del cuoco, quindi anche Gigi Savoia finisce nelle grinfie di Bud Spencer. Sì, e io diciamo sono stato molto contento di questo, perché nel mio curriculum non c'era uno schiaffo di Bud, invece qua sono stato picchiato da Bud Spencer e ho completato. Che effetto fa essere picchiati da Bud Spencer? Bellissimo, perché poi lui era veramente il gigante buono. Lui si preoccupava, là erano tutte finte le mazzate che prendeva, ma anche essendo finte lui a volte si preoccupava, diceva: t'ho preso male con la mano. Te dici: no, non ti preoccupare. Tanti personaggi insieme a lei, tanti grandissimi attori, ce n'è qualcuno che forse a lei è più caro, magari anche di quelli non citati adesso, oggi? Per certi versi devo dire io con Albertazzi ho avuto un rapporto molto bello,
molto... Che fenomeno. Molto profondo, insomma... abbiamo addirittura riso in scena. E lui mi diceva, guarda, io nella mia carriera, Gigiotto mi chiamava, Gigiotto, nella mia carriera non mi è successo mai, io con te non posso, rido in scena come un guitto di merda. Però là, insegnamenti che, ragazzi, non ve lo dico e non ve lo conto. Ovviamente l'ultima espressione virgolettata, lo vogliamo dire, perché sì. No, la storia del guitto, dico. Sì, sì, virgolettata. Cinema, televisione, teatro, per concludere, la passione vera è il palcoscenico? Palcoscenico. Quella più vera, come dicevo prima, perché è quella più sentita, forse. Sì, sì, è quella più sentita. Però poi ti intriga il fatto che ti accorgi come siano tre mestieri diversi. Infatti l'errore che molti attori di teatro fanno è che ripropongono la recitazione teatrale a cinema e non... Un piccolo consiglio quindi per i giovani attori, dato da lei, penso che sia veramente prezioso. Per chi vuole intraprendere la carriera dell'attore, cominciare cinema o forse prima teatro? È una domanda un po' difficile, no, però... Il teatro prima, no? Secondo me il teatro è formativo, quindi... Una base di teatro va bene, poi ci vorrebbe quello scattino in più, cioè per cambiare un pochino il tuo modo, il registro, ci vorrebbe, è una cosa che non ti può insegnare nessuno, è quella cosa che appartiene all'attore. Allora, Edoardo qualche volta diceva, noi ci abbiamo in Italia un sacco di attori molto bravi, alcuni, solo alcuni sono intelligenti. Per grazia di Dio. Certo, per la competizione. Esatto, ragazzi. Sante parole. Allora, è importante essere intelligenti in nella vita, ma in particolar modo in teatro. E lei lo è stato, sicuramente. Se c'hai la base e sei intelligente, capisci anche come ti devi porre davanti alla macchina da presa. Come... Teatro, cinema, televisione, ma oggi Gigi si è emozionato qui a Mattina 9 insieme a noi. Io sono emozionato anche perché mi porta bene questa... Io sono venuto già qualche altra volta da voi, mi porta bene, speriamo... che stasera cominci una bella storia al Totò. Al Teatro Totò, i casi sono due, in scena fino a domenica 18 novembre, attore e regista Gigi Savoia. Grazie per essere stato con noi. Grazie anche io, arrivederci a tutti. Grazie, maestro. Pubblicità.